perché molti mi hanno sempre chiesto, ma perché non riesce a ridurre l'IMU, non riesce a... Abbiamo presentato oggi i risultati di un bando che era a favore dell'attività produttiva relativamente all'idrico e alla Tari, cioè un bando dove hanno potuto partecipare tutte le piccole e medie imprese, artigiani, commercianti, dove avendo determinati requisiti hanno potuto fare domanda per avere delle agevolazioni sulle bollette dell'idrico e la Tari. Un incentivo che l'amministrazione ha voluto dare alle imprese a sostegno della loro attività. Sono piccole, diciamo, piccole iniziative che però sono sempre utili alle aziende in questo periodo di difficoltà che ancora stanno soffrendo. L'obiettivo era dare un sostegno alle imprese attraverso azioni concrete che potessero dare impulso all'economia e incentivare l'apertura di nuove attività produttive. E per fare questo è stato assegnato un contributo totale di 54.403 euro. 12 sono state le aziende premiate per aver assunto nell'anno 2017 giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni con contratto a tempo determinato superiore o uguale a 12 mesi o contratto a tempo indeterminato, mentre 8 è il numero degli alberghi che hanno ottenuto le agevolazioni perché hanno deciso di tenere aperto anche in bassa stagione. Il bando prevedeva vantaggi anche per quelle attività aderenti al progetto Non Spreco, finalizzato alla donazione di eccedenze di prodotti in scadenza, non più commercializzabili, e in questo caso sono state due le ditte che hanno beneficiato degli sconti. Non è arrivata invece nessuna domanda di agevolazione per quanto riguarda aziende che hanno trasferito l'attività produttiva a Fano nell'ultimo anno e per quelle che non hanno provveduto alla rimozione delle apparecchiature tipo slot machine. Un aiuto, un servizio sulla città.